I fatti parlano da sé, parecchia decina di chilometri concesse, liberate per la fruizione totale con una fortissima sollecitazione nei confronti dei cantieri. Questo è un fatto innegabile, ringrazio il ministro Salvini che ha avuto fiducia in me, ringrazio la struttura naturalmente, i due commissari, i due subcommissari che stanno lavorando, uno dell'ANAS e l'altro ingegner Tumminello, il quale sta lavorando gratuitamente così come previsto dal decreto. Si è creato uno spirito di squadra e questo ha determinato evidentemente anche, mi si comunicava, una forma di competizione tra le imprese e chi finisce prima. Quindi devo dire che questo è un sistema che funziona. Sono molto soddisfatto e contiamo entro dicembre 2026 di rendere libera o quasi totalmente libera questa autostrada. C'è da ribadire come questa autostrada non fosse stata mai oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cui l'intervento di ANAS, che è pari a più di 800 milioni, è naturalmente un intervento massiccio su tanti cantieri, però evidentemente serviva uno stimolo con il commissariamento e da parte del sottoscritto, voluto dal governo, chiesto da me, perché spingiamo in avanti la velocizzazione dei lavori.